Conosciamo tutti i problemi che ci sono con le schede video, vero? E purtroppo la cosa non accenna a diminuire, ok? Questo non vuol dire che non continuino a uscire modelli di schede video nuove. Qualcuno potrebbe dire, beh, che cosa escono a fare se non riusciamo a comprarle. In realtà è che sul mercato un po' ne arrivano, il problema è che finiscono tutte in parte nelle solite mani, perché arrivano con i bot, arrivano gli scalper, arrivano i miners, eccetera, e arrivano in sostanza sempre quelli più svelti a comprarle, perché sono troppo poche per la richiesta, ragazzi. Ormai questo lo sappiamo, ok? E quindi le aziende continuano a lanciare le schede, però sarà difficile procurarsene. Detto questo, quando ci sono dei rumor di nuovi modelli, specie quelli che sono un pochettino più blasonati perché più acquistati dagli utenti, soprattutto quelli enthusiast, così dire, beh, è giusto dirlo. Ed è questo il caso, anche se solo un rumor sembra essere abbastanza fondato, ovvero Nvidia RTX 3080 Ti da 12 GB, uscita imminente, i bancali di MSI sono già pronti, pare. La Nvidia RTX 3080 Ti è pronta al debutto, a quanto pare. Un leak rivela che MSI ha già preparato i suoi bancali con la nuova GPU, la cui uscita dovrebbe dunque essere imminente. I rumor che davano la RTX 3080 Ti in arrivo ad aprile non erano dunque fondati, ma solo per poco. Con ogni probabilità la scheda video equipaggiata con 12 GB di RAM arriverà nei negozi a maggio. Le foto dei bancali che ci sono, che documentano una spedizione pronta a partire per gli USA, evidenziano che la scheda all'interno di quegli scatoli è una RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Overclock, dotata dunque di un dissipatore meno prestante rispetto alle top di gamma. Non è mica detto. Vabbè, comunque, immaginiamo tuttavia ci siano ulteriori modelli anch'essi pronti per la consegna, e lo stesso vale per le altre aziende che producono GPU sulla base delle specifiche Nvidia. Probabilmente le vedremo tutte insieme. O meglio, non le vedremo, perché se la situazione del mercato non cambia saranno sold out fin da subito. Una questione che persino il presidente Biden sta cercando di affrontare, ma che nell'immediato non lascia ben sperare. Quindi, ragazzi, io questo ve l'ho detto più come news dovuta, perché se c'è un rumor abbastanza fondato è giusto parlarne. Ora, badate bene una cosa, potrebbe non essere fondato come tutti i rumor, potrebbe essere un sapiente Photoshop, ok? Io l'ho vista la foto originale, a me non pare photoshoppata, però non si sa mai, quindi prendete questo rumor con le pinze, come è sempre giusto fare in ogni caso. Rumor è e rumor si tratta, per quanto fondato uno possa ritenerlo. Ora, sembra in uscita la 3080. Ora, non sono neanche il canale più adeguato per parlarne di queste cose. 3080 Ti, volevo dire. Non sono neanche il canale più adatto a parlarne di queste cose. Mi chiedo che distanza abbia con la 3090 di prezzo, di prestazioni e di caratteristiche tecniche, ma questo a quanto pare lo vedremo. Io inizialmente pensavo che neanche uscisse la 3080 Ti, dato che la 3090 era piazzata più o meno in quel settore là, al posto della Titan, praticamente. Però, a quanto pare, invece, esce. Detto questo, ragazzi, staremo a vedere. Non manca molto, perciò verificheremo se questo rumore è fondato o no. Mi aspetto però che le schede saranno poche. Poche, e cadranno sempre nelle solite mani, purtroppo. E badate, non sono solo miners, sono molto spesso scalpers, cioè bagarini, ok? E gamer più svelti che hanno decine di bot attivi per andarle a comprare al momento giusto, nella maniera giusta. E trattandosi di 3080 Ti, quindi probabilmente abbastanza costose, la cosa sarà ancora peggiore, probabilmente perché i modelli non saranno poi così tanti, e quindi secondo me andranno via con uno schiocco di dita. Felicissimo di essere smentito, ragazzi, sia chiaro. Però, che ci volete fare? Al momento la situazione è così e non accenna a migliorare. Alcuni parlano addirittura dell'anno prossimo, vabbè, speriamo che non sia così, però la situazione per adesso questa è. Detto questo, ragazzi, questa è la news, fatemi sapere che cosa ne pensate. Pensate anche voi che ci sia poco senso in una 3080 Ti, dato che esiste la 3090? Dico così nella mente, ragazzi, Poi vedremo le specifiche, vedremo i benchmark e vedremo tutto quanto, quando uscirà. E secondo me a questo punto è vero il rumor, ma verificheremo anche questo. Fatemi sapere qual è la vostra opinione, la sezione commenti è tutta vostra. Grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto!